Disastro di dimensioni molto alte, da un fortissimo terremoto, da un maremoto, da uno tsunami e di conseguenza anche da un evento, diciamo, su una centrale nucleare, anzi su un gruppo di centrali nucleari che si trovavano nella regione di Fukushima. Spesso quando parliamo di Fukushima ci ricordiamo dell'evento sul gruppo di centrali nucleari e il terremoto, il maremoto e tutto quello che ne è conseguito passa in secondo piano quando ne parliamo qui in Occidente. E i nostri amici di Greenpeace ora e successivamente gli altri interventi cercheranno di ricentrare tutto ciò che in Giappone è successo dopo quell'11 marzo, non solo in relazione al disastro nucleare ma anche in relazione alle altre cose, e anche per farci capire che quello è stato un aggravamento e che non tutto è finito, perché qui da noi ormai non se ne parla quasi più per niente, siamo tutti tranquilli, l'informazione è quasi nulla, tranne come nelle occasioni dell'anniversario. Ora do la parola agli amici di Greenpeace che credo ci racconteranno quelle che sono state le attività che Greenpeace ha svolto, in particolare forse nel mare, sia su terra sia nel mare, in ottica di vedere qual è stato effettivamente l'impatto dell'evento nucleare sull'ambiente. Grazie.